Carissime amiche, carissimi amici, buona giornata a tutti, buon 2 novembre. Oggi ricordiamo anche la commemorazione dei defunti, soprattutto da parte della Chiesa Cattolica. Si tratta di uno dei momenti di maggiore importanza per quanto riguarda il ricordo di coloro che ci hanno lasciati e sono appunto passati tra i più. E nelle convinzioni nostre, appunto, di cattolici, li ritroveremo un giorno, come ci dice anche il Vangelo, come ci dicono le scritture, sono andati semplicemente a prepararci il posto. E come dicono anche in linguaggio più storico, quasi militare, si sono portati avanti. Bene, vediamo però qualche notizia intorno al 2 di novembre, tra le cose che io mi sono anche appuntato e quelle che invece vi dirò proprio così un pochino a braccio, e il 2 di novembre arriva al termine, se vogliamo dire così, di una vigilia nella quale alcune persone si sono concentrate sulla riflessione, sulla preghiera e hanno recitato il rosario. Il primo è stata la festa di tutti i santi, di ogni santi, quindi c'è stato questo momento particolare proprio in cui si è ricordato appunto tutta l'intercessione che spesso noi cattolici chiediamo ai santi e a coloro che ci hanno preceduti, ma anche proprio ai nostri cari, che a questo punto diventano per noi i nostri santi. Si conclude, diciamo così, con questa commemorazione dei defunti che avviene appunto oggi, 2 di novembre. E tra l'altro però è curioso il fatto che mentre il 1° di novembre è festa religiosa e festa anche civile, festa segnata quindi in rosso, festa per cui è tutto chiuso, tanto per dirla con parole semplici, il 2 di novembre invece praticamente da sempre non è così, quindi non è stata recepita dal calendario civile, quindi molte delle attività sono normalmente aperte, eppure la stessa Chiesa Cattolica ci ricorda che proprio questo sarebbe il giorno specifico più indicato per poter fare la visita appunto ai nostri defunti. Quindi una delle attività spirituali che dovremmo fare sarebbe proprio quella di visitare i cimiteri, cosa che invece viene fatta soprattutto già nel pomeriggio del 31, da molti, se non addirittura qualche giorno precedente, ma soprattutto poi il giorno 1 di novembre, festa di tutti i santi. È ormai invalsa anche proprio nella prassi questa abitudine, anche perché diventa un giorno lavorativo come tutti, quello del 2 di novembre. Oltretutto, oltre però all'aspetto religioso, ecco, prima di raccontarvi ciò che mi sono annotato, c'è anche una sorta di mescolanza con alcuni elementi che con la religione non hanno nulla a che spartire e alcuni altri elementi che invece hanno da spartire qualcosa perché si tratta pur sempre di religiosità popolare, ma non è la religione, diciamo, canonicamente accolta, non sono i dogmi canonicamente applicati alla fede, è una forma di religiosità popolare che viene un po' riveduta e rivista e corretta e rivissuta, e questo soprattutto però avveniva nel passato, ma sopravvive ancora oggi, e avveniva soprattutto nelle comunità rurali, ma non solo. Io tra l'altro anni fa avevo anche fatto una ricerca molto ampia su questo argomento, ovvero sulle cerimonie tradizionali per i defunti, in modo particolare tutto ciò che avveniva intorno al 2 di novembre, dico intorno perché anche ciò che avveniva nei giorni precedenti, e c'erano diversi aspetti che rientrano a tutti gli effetti nello studio, nella casistica dello studio dell'antropologia culturale, dell'etnologia locale.
Perché? Perché ad esempio, questo avviene in tutto il mondo, ecco comunque, ma ad esempio parlo del Monferrato, terra che conosco molto bene, su cui ho svolto appunto le mie ricerche, su cui ho pubblicato il saggio di cui facevo menzione adesso, è rientrato all'interno di un gruppo di testi pubblicati in un mio libro, questo saggio che ho scritto sulle cerimonie per i defunti nel territorio dell'Astigiano, soprattutto in passato. Bene, c'era l'abitudine di associare, oltre alla pratica cultuale tipicamente cattolica, anche alcuni elementi che nulla avevano apparentemente a che vedere, come ad esempio il fatto per una sera di imbandire ancora la tavola con castagne e con altri cibi e con un bicchiere di vino, che erano magari gli alimenti prediletti del defunto che si ricordava in quella casa e che si pensava che per una notte tornasse appunto a rivivere nella propria casa, nella propria dimensione di vita esistenziale terrena e addirittura andasse ad occupare il proprio posto nel letto. Questo quella sottile barriera divisiva che tendeva a dividere appunto il mondo dei vivi dal mondo dei morti, che si concretizza da un punto di vista proprio storico. Addirittura ai tempi degli antichi egizi, è lì che avviene la separazione, come ci ricorda anche il filosofo Hegel, tra ciò che è morto e ciò che è vivo. E per una volta all'anno questa barriera diventa ancora meno spessa, ancora meno visibile. E allora ecco che i due mondi è come se entrassero quasi in contatto a livello ideale e potessero parlarsi. In questo modo è come se il morto potesse tornare nel mondo dei vivi. Ecco, questa era una delle tradizioni popolari, ma naturalmente tutto il mondo presenta delle tradizioni, se non simili, comunque analoghe. E comunque tutto parte da una base di credenza nell'aldilà, molto spesso parte anche da una base cristiana, se non addirittura cattolica, per poi, diciamo, deviare in manifestazioni che sono invece puramente antropologiche. Bene, ma adesso arrivo all'aspetto, diciamo, più culturale. Non è mai stata annoverata tra le feste civili, dicevamo, e non è anche annoverata tra le feste di precetto. E tra l'altro la ricorrenza della commemorazione dei defunti è di solito preceduta da un tempo di preparazione di preghiera in suffragio appunto dei defunti stessi, dalla durata di 9 giorni, la cosiddetta novena dei morti, che incomincia il 24 di ottobre. E alla commemorazione dei defunti è anche connessa la possibilità di acquistare un'indulgenza parziale o plenaria secondo le indicazioni della Chiesa Cattolica. Il colore liturgico che viene utilizzato per questa commemorazione oggi è il violaceo o il nero. Bene, mi rifaccio adesso a quello che diceva l'Enciclopedia Britannica nel 1910. Dice, leggo proprio testualmente, giorno dei morti, giorno riservato nella Chiesa Cattolica Romana alla commemorazione dei fedeli defunti. La celebrazione si basa sulla dottrina che le anime dei fedeli che alla morte non si sono purificate dai peccati veniali o non hanno espiato le colpe passate non possono raggiungere la visione beatifica e che possono essere aiutate a conseguirla mediante la preghiera e il sacrificio della messa. Alcune credenze popolari relative al giorno dei morti sono invece di origine pagana. Così i contadini di molti paesi cattolici credono che quella notte i morti tornino nelle case precedenti e si cibino degli alimenti dei vivi. Queste sicuramente sono incrostazioni, sono propaggini appunto del mondo pagano che però sono penetrate all'interno della pratica non cultuale ma fattuale del mondo soprattutto rurale, ma ricordo non solo. Tra l'altro è interessante notare anche che l'idea di commemorare i defunti in suffragio nasce su ispirazione di un rito bizantino, quindi arriva dall'Oriente, che celebrava tutti i morti. Infatti l'idea dell'immortalità dell'anima arriva proprio dall'Oriente e si ricollega, si innesta sulla filosofia platonica che va a costituire poi il corpo intellettuale
della mistica cattolica. Sappiamo che infatti tutta la rielaborazione del cattolicesimo medievale è di impostazione soprattutto neoplatonica e questo presuppone appunto l'immortalità dell'anima. Dunque, se c'è un'immortalità, c'è anche la possibilità di entrare in contatto con i morti o se non altro di poter pregare per loro, per la loro ulteriore salvezza. Ecco, nella Chiesa latina, nella Chiesa cattolica, quindi latina di rito romano, ecco, il rito viene fatto risalire all'abate benedettino Santo Dione di Cluny nel 998, quindi poco prima dell'anno 1000. Con la riforma cluniacense si stabilì infatti che le campane dell'abbazia fossero fatte suonare con rintocchi funebri dopo i vespri del 1 novembre per celebrare i defunti. E il giorno dopo l'Eucaristia sarebbe stata offerta pro requie omnium defunctorum. Successivamente il rito venne esteso a tutta la Chiesa cattolica. Ufficialmente la festività, chiamata originariamente Anniversarium Omnium Animarum, appare per la prima volta invece nel Nordo Romanus del XIV secolo. E la solennità è collegata anche alla verità di fede nella comunione dei santi, nella remissione dei peccati, nella risurrezione della carne, come viene affermato dal resto nel credo, apostolico. Noi sappiamo che, appunto, il culto dei morti ha delle origini antichissime, fin dalla preistoria. Ci sono addirittura delle, incisioni rupestri nella Val Camonica che ci raccontano, appunto, che nella mitologia di tutti i popoli c'era questo culto. E questa credenza che i morti potessero intanto sopravvivere in una dimensione diversa e che potessero entrare anche in contatto ancora con i vivi. C'è, ad esempio, lo studioso tedesco Jensen, il quale è convinto che questo sia un ulteriore rito di passaggio, di cui si parla spesso, cioè rito di passaggio. Non è altro che una preparazione appunto all'ultimo rito, che è quello della morte, come diceva Arnold Wallraf, che parlò proprio dei riti di passaggio, e ogni avvenimento che capita nella nostra vita non sarebbe altro che un avvenimento che ci prepara alla morte. In realtà è importante in se stesso, perché qualunque cosa che a noi avvenga ci cambia, non siamo più come eravamo prima. Quindi battesimo, matrimonio, servizio militare. Ma lo stesso diploma, la laurea, ci cioè sono tutti avvenimenti che ci cambiano e sono tutti riti di passaggio che fanno sì che noi non siamo più come eravamo prima. Tutti però rimandano allusivamente, simbolicamente, all'ultimo rito di passaggio, quello definitivo, quello che ci apre, cioè la porta sul trapasso, quindi dalla morte ad una nuova forma di vita, quindi ad una continuazione, sì, nell'eternità, ma ad una eternità che viene vissuta da fisica che è oggi, perché è già l'eternità questa che stiamo vivendo, ad una realtà invece spirituale, per l'appunto, ed è soprattutto eterna, proprio un'eternità che non muta più in questo senso, ecco, alla luce del Signore per chi se lo sarà meritato, ma questo è ancora un altro discorso di carattere morale. Bene, da ricordare quindi che come tradizioni religiose abbiamo l'Officium defunctorum e abbiamo la Missa pro fidelibus defunctis, che abbiamo fatto di entrambe riferimento adesso. Invece poi c'è tutta una parte legata al mondo materiale, concreto, soprattutto antropologico, che riguarda anche le persone quindi non credenti. Che associa elementi puramente materiali, come i cibi, le bevande, al fatto di poter ricongiungere ciò al morto, perché è un modo per ritrovarsi. Grazie per avermi ascoltato e ci risentiamo alla prossima puntata. Buona commemorazione dei defunti a tutti. Arrivederci.